Buongiorno a tutti, eccoci ritrovati in un'altra puntata di Geopolitica Veritas. Oggi parleremo dell'Iran e faremo un video il più possibile completo parlando della sua geografia e della sua storia anche in connessione con la strategia dello Stato iraniano, cioè quelle linee di fondo che hanno guidato gli uomini iraniani al potere per creare, stabilizzare e possibilmente espandere lo Stato iraniano. Questo video è particolarmente importante per il canale perché sarà un video più lungo di quelli fatti in precedenza e poi soprattutto sarà un video che cercherà di essere perlomeno enciclopedico per quanto riguarda lo Stato di cui andiamo a trattare. Uno Stato che nell'ultimo periodo è diventato sempre più importante o comunque sempre più importante per i media internazionali, soprattutto per il suo scontro con gli Stati Uniti. Allora, cominciamo dalla geografia. Partiamo dal presupposto che l'Iran è probabilmente, dal punto di vista strategico, uno dei paesi più facilmente difendibili dell'intero pianeta. Infatti, l'altopiano iraniano è circondato in tutte le direzioni da catene montuose. Abbiamo i monti Zagros ad ovest che lo separano dall'Iraq, abbiamo il Caucaso che lo separa dalla Russia, la regione montuosa del Khorasan che lo separa dal Turkmenistan e dall'Afghanistan, e poi abbiamo il Golfo Persico che, oltre al fatto di dividerlo con un braccio di mare dalla penisola arabica, è anch'esso montuoso. Soprattutto le regioni più fertili e più fredde del nord, dove si trova anche la capitale Teheran, sono separate dalla costa del Golfo Persico da molti chilometri di steppe e di deserto. Quindi sicuramente per un invasore, oltre al fatto di dover sbarcare e poi superare una catena montuosa, il fatto di dover attraversare un deserto anche per quanto riguarda l'approvvigionamento sicuramente non è una cosa facile, ed è in realtà indicativo che persino durante la conquista araba si sia passato attraverso l'Iraq, l'odierno Iraq chiaramente, e non attraverso il sud del paese. Ecco, per quanto riguarda invece le etnie che popolano l'Iran, abbiamo una maggior parte chiaramente che è iraniana, che si colloca nel centro del paese, nella zona, per così dire, ancestrale dalla quale proviene l'etnia persiana, ad esempio dove si trova la capitale dell'impero safavide, Isfahan, chiaramente Teheran la capitale, e poi il sud del paese verso il Golfo Persico. Invece ad ovest abbiamo una fortissima maggioranza di azeri, nella regione che ha come capoluogo, per così dire, Tabriz. Una etnia che in realtà è molto numerosa perché ammonta tra il 16 e il 25% della popolazione totale, quindi stiamo parlando comunque di numeri importanti. E poi ad ovest di questa regione abbiamo il confine con Iraq e Turchia, che è popolato da curdi, i quali mantengono una lingua differente da quella iraniana, per quanto ovviamente parlino benissimo anche il farsi, cioè la lingua persiana nazionale. Quindi, come vediamo, all'interno del paese esistono varie etnie, anche molto importanti. Se lo confrontiamo con una situazione come quella italiana, c'è una differenza molto ampia, perché chiaramente in Italia la maggior parte della popolazione, circa il 98%, si dichiara italiano, mentre in Iran non è così. Ma questo è anche legato in realtà alla storia plurimillenaria dell'Iran. Infatti non solo abbiamo popolazioni di etnia persiana, ma a un certo punto chiaramente c'è stata l'invasione araba, che ha lasciato ancora oggi dei residui di popolazione araba nelle regioni sud-occidentali al confine con l'Iraq, e poi durante il Medioevo abbiamo avuto anche le invasioni mongole, quindi tutte le popolazioni di etnia turco-mongolica poi sono rimaste, e addirittura a un certo punto ci sono state delle dinastie
persiane di etnia turca. Ecco, però la cosa che colpisce è, e qui passiamo alla parte, diciamo, della cultura iraniana, il fatto che queste popolazioni si siano persianizzate molto velocemente in realtà. Se noi prendiamo gli arabi, dopo la conquista, c'è stato chiaramente è stato istituito il califfato Umayyade con sede in Siria, però dopo 150 anni di regno, poi questo è stato rovesciato, si è instaurata la dinastia araba, che poi è passata anche nella leggenda come l'età dell'oro, diciamo, dell'Islam, cioè la dinastia Abbaside, che aveva un spostamento geografico molto più ad est, quindi a Baghdad, e poi con un tipo di atteggiamento e cultura chiaramente persianizzati, con una ripresa delle pratiche amministrative dell'antico impero persiano che era stato conquistato dagli arabi. Non è un caso appunto che dopo la morte del probabilmente più emblematico califfo Harun al-Rashid, citato anche nelle Mille e una Notte, i due figli si sono spartiti l'impero assegnando ad uno le regioni occidentali, quindi il Levante, la Siria, l'Iraq, eccetera, e all'altro invece sostanzialmente l'odierno Iran, proprio a demarcare una netta distinzione fra l'Iran e i suoi conquistatori, pur se l'Iran continuava a rimanere, diciamo, all'interno di questo impero arabo. E poi, andando avanti nel tempo, chiaramente anche i mongoli e i turchi dopo di loro si sono persianizzati, hanno cominciato a parlare persiano, e quindi c'è questa peculiarità della cultura persiana che, per quanto dal punto di vista proprio bellico l'Iran possa essere conquistato, le sue popolazioni vengono molto velocemente assimilate e le élite persiane vengono in qualche modo rigenerate. Noi in questo momento lo vediamo anche nel caso dell'assassinio di Soleimani, che è avvenuto il 3 gennaio scorso, cioè il fatto che gli Stati Uniti possono uccidere il capo delle guardie rivoluzionarie iraniane, però questo non inficia affatto la capacità di sostituire Soleimani subito con degli individui altrettanto capaci. Quindi questa è un'altra peculiarità dell'Iran, il fatto di avere una cultura, una capacità di rigenerazione delle sue élite straordinaria. E nonostante questo, c'è il fatto che l'Iran, dopo la caduta delle sue dinastie imperiali, è stata per molto tempo soggetta a sovrani esterni. E questo in realtà è una situazione che si è protratta fino al XIX-XX secolo, quindi fino all'instaurazione della dinastia Pahlavi, che è probabilmente la più conosciuta nell'ambito internazionale. E quindi una popolazione che si è abituata a convivere con degli invasori. E infatti l'Iran è divenuto nell'età moderna, quindi parliamo dall'inizio del Settecento, un punto di incontro e di scontro fra potenze molto differenti fra loro e che tutte avevano l'ambizione di conquistare l'Iran e di annetterlo alla loro sfera di influenza. Abbiamo l'impero ottomano ad occidente, con i quali i Safavidi combattono delle importanti battaglie perdendo e quindi riducendo la loro influenza ad esempio nel Caucaso e verso la penisola anatolica. Abbiamo l'impero russo, che a partire da Pietro il Grande e poi soprattutto con Caterina la Grande si annette zone di influenza nell'odierno Turkmenistan e nel Mar Caspio, quindi comincia a scendere verso sud, avendo come ambizione quella di avere l'accesso finalmente ad un mare caldo, quindi in questo caso al Golfo Persico. E poi, a partire dal XIX secolo, abbiamo già la presenza britannica. Ed è proprio la dinamica fra la potenza russa e quella britannica che agita la politica interna ed estera persiana fino all'ascesa dei Pahlavi e anche durante l'ascesa dei Pahlavi, tanto è vero che il primo del monarca della dinastia Pahlavi, Reza Shah, viene deposto tramite una collaborazione fra lo zar russo
e la monarchia inglese, che decidono insieme di deporlo perché stava agendo in maniera troppo indipendente rispetto ai loro interessi. Quindi abbiamo una zona altamente strategica per molti stati che si è abituata a utilizzare una politica estera di non allineamento, cioè cercare di mediare e di sostenersi tra varie potenze ostili fra loro per sopravvivere. Tanto è vero che nella stessa religione nazionale ormai iraniana, cioè lo sciismo, c'è una pratica molto antica che risale agli inizi di questa confessione religiosa, che si chiama la dottrina del Taqiyya, scusate per la pronuncia, non parlo farsi, che sostanzialmente consiste nel permesso e anzi nel dovere di dissimulare la propria fede quando ci si trova sotto il governo di oppressori infedeli. Il credente sciita, insomma, si lascia la possibilità di non prendere il pericolo, che sia questa l'autorità o un nemico esterno, di petto. Cioè evita di esporsi troppo, mantiene i suoi consigli per se stesso e quindi cerca di avvantaggiarsi prendendo tempo e spazio per guadagnare potere. Però, ecco, dobbiamo tenere anche presente il fatto che l'Iran non è solamente la sua religione, perché non possiamo spiegare la mentalità iraniana partendo solamente dalla confessione religiosa, perché questa confessione religiosa si è affermata, questa sorta di quietismo, questo modo di agire si è affermato per le conseguenze storiche. Quindi non possiamo dire che gli iraniani agiscono così perché sono sciiti, ma piuttosto che sono sciiti perché hanno vissuto questo genere di situazione storica. Tanto è vero che uno dei principi cardine dell'odierna Repubblica Islamica è il principio della maslahat, cioè il principio che si può anche agire contro quelli che apparentemente sono precetti islamici per beneficiare il regime. Quindi il regime può demolire una moschea se questo aiuta il regime, perché il regime iraniano si considera panislamico, cioè sopra le confessioni religiose, per quanto parte da una base sciita. E quindi qui si torna prepotentemente l'idea che è la religione che in qualche modo serve la causa rivoluzionaria, serve la causa dello Stato iraniano e non il contrario. E qui appunto torniamo al fatto che ci sono almeno due anime nell'Iran, cioè l'Iran persiano, quello dell'antica tradizione plurimillenaria degli imperi Achemenide, Sassanide e Partico, e poi l'anima islamica che si è affermata dopo la conquista araba. Però non dobbiamo dimenticare che la confessione religiosa islamica presente in Iran è sciita, quindi non solo è una minoranza, ammontando solamente al 10% della popolazione musulmana mondiale, ma è anche una dottrina fortemente eterodossa, perché si basa sull'assunto che l'autorità religiosa sta negli imam, che sono delle figure teocratiche, carismatiche e scelte in qualche modo da Dio, che guidano la comunità. Infatti l'impero safavide si basava su un'autorità religiosa dello Shah. Questo tipo di interpretazione della dottrina islamica segna ancora di più le linee di faglia che attraversano il Medio Oriente, perché l'Iran, anche nella religione islamica, cerca una propria identità nazionale che la distingua dagli arabi, sostanzialmente, che in realtà i persiani vedono nel migliore dei casi come semplicemente diversi e nel peggiore dei casi come degli esseri inferiori. C'è un detto antico che risale ancora all'antica civiltà persiana che definisce gli arabi come mangiatori di lucertole. Nello Shahnameh, che è il libro dei re, sostanzialmente come la nostra Divina Commedia, cioè una sorta di epica della nazione iraniana, il primo cattivo è un arabo, che diventa addirittura un re demone. Quindi chiaramente c'è un sentore di alterità nei confronti del resto del Medio Oriente, e questa è una caratteristica psicologica fondamentale per comprendere
la mentalità anche iraniana, insieme a quanto abbiamo già detto. In questa parte definiamo il sistema politico iraniano, che di fatto esprime quel stesso tipo di approccio alle relazioni internazionali e alla politica interna che abbiamo già descritto prima, cioè un approccio indiretto che si basa non sul dire che cosa si farà, ma piuttosto di dissimulare per guadagnare spazio e tempo per decidere e per avere un vantaggio sui propri avversari. Ecco, dobbiamo capire che il sistema politico iraniano si basa moltissimo su due aspetti, cioè la prima sono le personalità. Una personalità può avere molto carisma e per questa ragione avere una grande influenza sul sistema politico, per quanto non ricopra dei ruoli istituzionali fondamentali. Questo lo si vede ad esempio con il fatto che ci sono assemblee informali chiamate Majlis, che sono delle riunioni a vari livelli della scala gerarchica, che però ufficialmente non figurano come parte di questa stessa scala gerarchica e che sono il punto di incontro fra personalità di spicco della politica e dell'economia e dell'esercito iraniani, che però appunto non sono figure istituzionali, eppure influenzano le decisioni politiche. Il secondo aspetto è il fatto che le uniche istituzioni con veramente un grande potere decisionale sono due. La prima è la guida suprema, quindi in questo momento l'Ayatollah Khamenei, e l'altro è invece il corpo delle guardie della rivoluzione, anche detti Quds o Pasdaran. I Pasdaran non sono l'esercito però, sono un corpo di guardie appunto rivoluzionarie, un corpo speciale, che ha assunto grande influenza durante la guerra con l'Iraq tra il 1980 e il 1988. E in questo momento in realtà il ricambio delle figure al governo sta avvenendo tra i membri della prima generazione che hanno fatto la rivoluzione islamica nel 79 e appunto questi Pasdaran. Non si stanno aprendo a figure esterne. Stiamo parlando di un sistema politico dove le più grandi decisioni sono prese in segreto e fuori dalle istituzioni nazionali. E questo si riflette anche nell'articolo 56 della Costituzione che stabilisce il principio di sovranità. Perché, adesso ve lo cito, si dice: l'assoluta sovranità sul mondo e sull'umanità appartiene a Dio, il quale ha voluto che l'umanità fosse sovrana sul proprio destino sociale. Nessuno può privare alcun individuo di tale diritto che è di derivazione divina, né asservire tale diritto ad interessi personali o di gruppo. Allora, voi vedete bene che si sta parlando attraverso due registri paralleli. Il fatto che questi due registri si incontrino non è affatto scontato, cioè il registro religioso e il registro politico-sociale, perché la sovranità assoluta è di Dio e dall'altra Dio vuole che gli esseri umani esercitino questo diritto e che questo diritto sia inalienabile. Allora, voi capite bene che in un sistema teocratico è difficile stabilire che cosa dica Dio, che cosa dica la guida suprema e quale sia la volontà del popolo, perché se la sovranità è di Dio e Dio è rappresentato dalla guida suprema, è un po' difficile capire quale sia la sovranità di questa guida suprema sul popolo. E questo è solamente l'esempio forse più lampante dell'ambiguità che corre per il sistema politico iraniano. Ma non ci si ferma qui, perché abbiamo una serie di istituzioni che hanno dei compiti anche ridondanti in qualche modo e che a volte sembrano non avere veramente uno scopo se non complicare il processo e renderlo più oscuro alla popolazione e al mondo esterno. Ecco, questa ridondanza la si può vedere anche in due delle principali istituzioni della politica iraniana, ossia l'Assemblea degli Esperti da una parte e il Consiglio dei Guardiani dall'altra, che sono una delle prime istituzioni istituite dopo la rivoluzione. L'Assemblea degli Esperti è composta da 86 giuristi eletti dai cittadini che rimangono in carica 8 anni. Questa assemblea sceglie i candidati alle elezioni. Quindi abbiamo un'assemblea che già sceglie i candidati
che poi il popolo voterà, quindi le elezioni non sono completamente libere. Secondariamente, esiste il Consiglio dei Guardiani della Costituzione, che in realtà ha un compito che è molto simile a quello dell'Assemblea degli Esperti, cioè loro scelgono chi è idoneo a candidarsi alle elezioni. Quindi la prima istituzione sceglie i candidati e l'altra verifica la loro idoneità. Però chiaramente voi capite che se uno deve scegliere il candidato alle elezioni dovrà anche verificarne la validità. Quindi abbiamo un processo molto farraginoso che è pensato per scoraggiare chiunque a prendere come vero quello che una istituzione o l'altra decide, perché alla fin fine il potere decisionale rimarrà in base a quello che la guida suprema e i membri delle varie istituzioni a livello informale decideranno fra di loro, dopo chiaramente lotte di potere o scontri, eccetera. Però questi scontri, queste lotte di potere non verranno mai mostrati al pubblico e non verranno soprattutto mai mostrati a media esterni. Prendiamo un'altra istituzione che questa volta è stata fatta dopo il 1989, quindi dopo la fine della guerra con l'Iraq e dopo la morte di Khomeini, cioè la prima guida suprema. Questa volta un consiglio per il discernimento, che media tra il Parlamento, le Majlis e il Consiglio dei Guardiani. Quindi il primo punto, già bisogna mediare fra istituzioni ed organi che non sono istituzionali, quindi già lì sappiamo che il decision making già diventa un po' farraginoso e oscuro. Soprattutto sono 36 membri nominati dalla guida suprema, quindi la mediazione è sempre guidata dalla guida suprema, e le sue consulte però non sono pubbliche e soprattutto le sue decisioni non sono contestabili. Quindi, di nuovo, persino la mediazione non viene resa pubblica, sempre a rimarcare il fatto che la Repubblica Islamica è fondata sui processi decisionali che non sono unilaterali, cioè non vengono solamente dall'alto, però questo scontro interno all'interno delle istituzioni non può essere rivelato al pubblico e non può essere rivelato ad attori esterni, esteri. Comunque, dal punto di vista della policy, possiamo dire con sicurezza che c'è una divisione dei compiti abbastanza netta, cioè la guida suprema e i capi dei Pasdaran si occupano delle operazioni militari e della foreign policy, ossia della politica estera. Mentre tutto ciò che concerne l'intelligence, la polizia segreta, i media, la sicurezza pubblica, eccetera, viene affidata al gabinetto del Presidente della Repubblica. Soprattutto il Parlamento può sfiduciare solamente il Presidente della Repubblica e il Governo, non può sfiduciare la Guida Suprema, perché la sua sovranità deriva direttamente da Dio. Quindi una politica interna che può essere mutata a seconda delle esigenze, si può destituire un Presidente della Repubblica nel momento in cui diventi impopolare, però per quanto riguarda la politica estera e la possibilità di dichiarare guerra e di proporre al Parlamento una dichiarazione di guerra, tutti questi poteri sono affidati e gestiti dal gabinetto della guida suprema. Quindi possiamo anche vedere qui le priorità che l'elite iraniana sceglie di privilegiare rispetto ad altre. Cioè abbiamo un forte accento su una continuità decisionale posta per la politica estera, mentre la politica interna non viene considerata così importante, proprio per il fatto che il popolo in Iran non ha veramente potere decisionale, ma lo hanno solamente l'elite, e derivano questo potere decisionale dal fatto di essere in controllo delle forze armate e della burocrazia, e soprattutto anche dei rapporti con l'estero. Però non bisogna fare l'errore, di nuovo, di pensare che l'Iran sia una dittatura. Non è una dittatura, è più un'oligarchia, un po' come la Russia, su cui molto spesso anche si fanno questo genere di errori. Cioè, abbiamo una serie di fazioni, per quanto il sistema politico sia comunque monopolizzato dalla guida suprema
e la guida suprema di fatto abbia veramente molti, molti poteri. Però, ecco, in realtà la dinamica del potere per adesso, e come già detto in precedenza, si basa sui rapporti fra la guida suprema da una parte e i guardiani della rivoluzione, o Pasdaran o Kutz, come li volete chiamare, dall'altra. Infatti i Pasdaran, come ho già detto, non sono l'esercito, sono un corpo speciale. E questo corpo speciale, per quanto stia in questi anni lentamente sostituendo la prima generazione di rivoluzionari al potere, è molto spesso critica nei loro confronti. Ad esempio, nel 1998 sono stati effettuati dei rapimenti da parte dei talebani nei confronti di cittadini iraniani sul confine con l'Afghanistan. E per tutta risposta, indipendentemente, i Pasdaran hanno schierato delle truppe, 8 divisioni, sul confine con l'Afghanistan minacciando di invadere l'Afghanistan. E furono fermati solamente da altre 8 divisioni dell'esercito regolare. Quindi l'Iran non è una dittatura, è un'oligarchia. Un'oligarchia che vuole tenere i suoi segreti il più possibile nascosti sia dall'opinione pubblica e dall'estero.